allora stiamo ricevendo, dico, tantissime telefonate, centinaia di telefonate, personalmente anch'io, di persone che ci chiedono come mai non vedono i canali. È ovvio che io, come prima, diciamo, domanda è: ma TPN, Videoregione? No, no, vediamo benissimo, è già lì, non vediamo la RAI. Ma questo è un problema della RAI. Evidentemente voi pagate la RAI, paghiamo anche noi il canone, si vede che, come si suol dire, no. E così l'onorevole Contento ha presentato al Ministro dello Sviluppo Economico un'interrogazione. Proprio in merito a questo fatto, anche quest'oggi, mediamente riceviamo dalle 100 alle 150 telefonate in 2-3 ore, non sto scherzando, di gente che non vede Rai 1, Rai 2, Rai 3, gente che è pronta a firmare petizioni, perché paga il canone e dice, come, cioè non si parla di luoghi, no, all'interno di caverne, Pordenone per esempio, zona di Pordenone, provincia. E allora giustamente l'onorevole Contento dice, no, che non si vede tutto questo. Il servizio pubblico, e qui viene da sorridere, sarebbe venuto meno persino nell'area urbana nella quale trova sede lo studio Rai 3, che trova sede nella sede della Fiera. Io ho saputo addirittura che la vedono Rai 3 regionale Veneto, ma non quello del Friuli. Cioè, è incredibile, è incredibile. Allora, siccome bisogna trovare una soluzione, giustamente Contento chiede al ministro di dargli risposta. La risposta noi la conosciamo. Vi diranno: cambiate l'antenna, avete l'antenna vecchia. Un'antenna è 500 euro con la centralina. Se poi ci dicono di non pagare l'abbonamento per gli anni, allora io proseguo il giornale.